Bentornati telespettatori di Pianeta Ciclismo e benvenuti per un nuovo appuntamento con la categoria Giovanissimi. Venerdì 1 agosto, infatti, ad Esenta di Lonato è andato in scena il primo trofeo Garda Pro Bike, una gara serale che ha preso il via alle ore 18.30 e, come vedremo tra poco nelle immagini, si è conclusa con l'oscurità. Una bella esperienza per questi mini atleti che sicuramente saranno galvanizzati da questo nuovo scenario di corsa. E come sempre i primi a cominciare sono gli atleti della categoria G1 che si stanno presentando sotto lo striscione d'arrivo, dove in questo momento suona la campana che gli indica che sta per cominciare l'ultimo giro. Eccoci al traguardo ed è un atleta in maglia verde-nero della Feralpi Monteclarense. Si tratta di Daniele Bregoli che vince questa prima batteria davanti a Carlo Zanetti e Alessio Fezzardi. Leggiamo quindi la classifica e al quinto posto troviamo Francesco Bertaiola del pedale Scaligero, quarto Sebastiano Diego Socci della Feralpi Monteclarense, terzo suo compagno di squadra Alessio Fezzardi, secondo Carlo Zanetti della Springhedi e vincitore Daniele Bregoli della Monteclarense. Tra le bambine secondo posto per Alice Valsecchi della Scuola Ciclismo Mincio Chiese e vincitrice Manuela Cordino della Freccia Rossa.